C'è questa leggenda metropolitana sul fatto che le nere non possano usare il trucco naturale perché tanto non si vede. Guardate qua che bel look, naturale, e si vede, ragazzi, si vede. So please stop with that bullish because we are sick and tired of that. Here we go. Vedrete che ci sono tantissimi prodotti NYX perché quando ho fatto questo make-up stavo testando un po' di prodotti che mi sono portata da Los Angeles, che mi hanno ovviamente regalato quelli NYX, e poi ho fatto degli snap e tutti mi hanno chiesto ma che cos'hai, ma cos'è questo make-up, vogliamo sapere che cos'è, e quindi ecco, non potevo fare il look utilizzando dei prodotti diversi. Abbiamo delle powder foundation, dei fondotinta liquidi, delle finishing powder, correttori liquidi, correttori in crema, correttori a matita. Questi prodotti sono stati ideati non solo per la pelle scura e scurissima, ma anche per la pelle chiara e chiarissima. Quindi a questo punto NYX ha tutto quello che è necessario per tutti gli incarnati, mi sento di dire questo, e sono molto felice insomma di questa decisione da parte del brand, perché non so se lo sapete, ma su Facebook ho una campagna che va avanti ormai da un po' di mesi che si chiama Il Makeup è per Tutti. Questa campagna vuole essere una campagna propositiva per sensibilizzare la beauty community italiana, affinché insomma ci possano essere un pochino più di prodotti disponibili per un range di carnagioni un po' più vasto, perché non ci sono solamente incarnati come il mio o magari con pelle mediterranea classica, ma esistono anche persone che sono più scure di me, che hanno sottotono diverso, ragazze che sono molto 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 chiare, che non riescono a trovare prodotti, e questo non è giusto. Quindi un grande applauso a NYX. Se non sei ancora iscritto sul mio canale, you better subscribe. E ovviamente fatemi sapere nei commentini qua sotto che cosa volete vedere nel prossimo video, e niente, vi lascio al tutorial. Ed eccoci al primo episodio di Islay Everyday Makeup. Per prima cosa applico un primer, questo è di NYX e mi piace molto perché ho la pelle mista, tendenzialmente grassa. Poi applico un fondotinta a base gialla. Finalmente NYX ha dei fondotinta yellow based, usciranno entro la fine dell'anno, so stay tuned darling. Come potete vedere, la pelle scura ha delle imperfezioni, ci sono delle occhiaie, delle discromie, e quindi andiamo a correggerle con questo correttore in stick di Smashbox. A me piace tantissimo il finish, la texture, insomma fa il suo sporco lavoro. Poi andiamo ad applicare Caramel, che è un correttore sempre di NYX a base gialla. E adesso andiamo con un altro correttore che è scurissimo, e anche questo, se non erro, entrerà in gamma entro la fine dell'anno. Poi facciamo un po' di contouring con il Full Coverage Concealer in cappuccino, anche questo è un correttore cremoso, e lo vado a sfumare. Opacizzo con la Hydro Touch Golden Beige di NYX. E adesso, ragazzi, ho trovato, lo so che non è un bronzer, però è perfetto per il contouring su pelle scura. Poi, nuova tecnica eyebrows con l'eyebrow gel di NYX. E adesso con il concealer in cappuccino copro la mia palpebra, perché fungerà da eyeshadow base. Ecco, questo è un trucchetto che io utilizzo quasi sempre quando devo andare a fare un make-up naturale. Come transition color uso questo eyeshadow all'interno della palette, che è molto neutrale. E poi sulla lid applico un pigmento che si chiama Stunner. È uno di quei colori che sta bene a qualsiasi tipo di incarnato. Ovviamente per noi funge da colore naturale. Poi, sempre dalla stessa palette che ho utilizzato prima, vado sulla crease e incremento la profondità. Sfumo quanto basta. E adesso andiamo con la mia immancabile wing liner fatta con la liner gel numero 77 di Inglot. Mascara time. E a questo punto applico le ciglia finte numero 17. Queste però dovrebbero uscire, credo, il prossimo anno. Per il contorno labbra ho utilizzato Nutmeg di NYX insieme al Lip Lingerie numero 6 che si chiama Push Up. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti, e potete seguirmi anche sugli altri social, Facebook, Snapchat e Instagram, tutti come Grace on Your Dash. Ci vediamo alla prossima, ciao!